Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dedicato al Sana. Giù nell'info box trovate tutte le info riguardo le aziende di cui vi parlerò adesso nel dettaglio, perché fare un video troppo dettagliato verrebbe veramente molto molto lungo, quindi qua andrò un po' più velocemente e poi nel mio blog trovate tutte le cose nello specifico, i vari link delle aziende eccetera. Questi articoli che scriverò sul mio blog non li troverete tutti subito, perché per alcune aziende devo aspettare che mi invino le cartelle stampa in modo da darvi delle informazioni più dettagliate e corrette. Io sono stata in fiera venerdì, quindi un solo giorno, e non ho avuto il tempo di guardare tutte le aziende che avrei voluto. Alcune cose ho dovuto scartarle, come ad esempio Antos, Bioficina Toscana, Eteria, Puro Bio, Alchemilla, alcune perché c'erano troppe persone, altri perché non danno molta soddisfazione in fiera, e altri ancora come Antos e Bioficina Toscana perché veramente non avevo il tempo. Quindi vi mostro le novità, gli omaggi e gli acquisti che ho fatto in fiera. Parto da alcune aziende che ho conosciuto quest'anno. La prima azienda che ho conosciuto è Quantificium, è un'azienda, se non sbaglio, di Lucca. Sono state presentate delle belle novità. Delle novità molto interessanti, secondo me sono tra le più interessanti presentate in fiera. Allora, hanno presentato un co-wash per i capelli e una maschera per i capelli al cocco e al caramello, una profumazione pazzesca, veramente buonissima. Poi sono state presentate le Juice, che sono, mi sembra, 6, non vorrei sbagliarmi, 6 spray per i capelli acidi, quindi dopo il lavaggio vanno applicati dopo il lavaggio dei capelli. Alcuni sono per la cute, altri per le lunghezze, e hanno dei principi attivi, hanno dei booster all'interno. Uno scrub per il cuoio capelluto, che è a Vulcano, e me l'hanno omaggiato tra l'altro, era una delle cose che mi incuriosiva di più, veramente molto 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 interessante, adatto a tutti i tipi di capelli, anche a quelli fini, quindi sicuramente andrà benissimo anche per me. L'altra novità è questo qua, che è l'acqua balsamo con ibisco e jojoba, ed è un balsamo leave-in, dalla profumazione buonissima. Questo mi ha colpito talmente tanto che ho voluto approfittare dello sconto fiera e ho voluto acquistarlo. Ovviamente questi prodotti ve li mostrerò nelle storie di Instagram, magari vi farò vedere il risultato dopo il primo utilizzo, e vi salverò tutto nelle storie in evidenza, quindi se non mi seguite su Instagram seguitemi, che così non vi perdete niente. Queste erano quindi le novità. Visto che dovevo andare a comprare questo prodotto, ho acquistato anche un altro prodotto che avevo provato in un campioncino, mi era piaciuto tantissimo e quindi l'ho preso. Ed è il balsamo rivitalizzante cocco e ginseng. L'avevo provato, mi era piaciuto tantissimo e quindi, già che c'ero, l'ho preso. E mi hanno poi omaggiato di due campioncini, che sono il detergente riequilibrante per viso corpo e lo shampoo doccia finocchio e agrumi, questi due. Quindi una piacevole scoperta. Altra scoperta è Alia, che è un'azienda siciliana. Utilizza tutti i prodotti, le materie prime dei prodotti che ovviamente sono della zona, quindi abbiamo dei prodotti con gli agrumi, delle profumazioni veramente buonissime. E la loro novità era uno scrub per il corpo rivitalizzante e tonificante al cacao, che aveva una profumazione fantastica che mi ha fatto subito venire fame e mi ha fatto ricordare che ancora non avevo pranzato, e quindi una novità molto interessante. E poi allo stand mi hanno omaggiato di alcuni campioncini, sono molto felice perché così posso provare qualcosa di questo marchio. Un altro brand che conoscevo solamente grazie ad alcuni youtuber che seguo, come Lalla, il signor JJ, però non ero riuscita gli altri anni a affermarmi, è Aulina. Anche questo è un brand italiano, è un brand che sta attento a tutto, dalla
dall'inizio, dalla progettazione, dalla costruzione del prodotto fino alla vendita, con delle materie prime di qualità. Mi ha veramente incuriosito, e ovviamente nel blog troverete poi tutti i dettagli anche dell'azienda. Come novità presentavano la linea bio alla canapa e la linea profumi reali alla rosa. Due linee molto interessanti, molto carine, profumazioni gradevolissime ma delicate. E poi l'altra novità che presentavano sono i saponi sfusi. Shampoo, bagno doccia, c'era veramente una vasta scelta. Allo stand mi hanno omaggiato dello shampoo purificante limone e rosmarino e del sapone doccia extra delicato oliva e calendula. Ovviamente sono tutti e due prodotti naturali e vegani. Sono 100 ml di prodotto e non vedo l'ora di utilizzarli. E sono anche passata da Cose della Natura, dove mi hanno omaggiato di queste due spugne naturali. Questa qua marrone mi hanno detto che serve per rimuovere le maschere, mentre questa qua bianca, perché è sbiancata, è un po' più delicata e è un po' più morbida e serve per la detersione quotidiana del viso. Quindi curiosissima di provare questi due prodotti. Altro stand è quello di Elan, uno stand che non può mai mancare nei miei vari passaggi di fiere Cosmo, Prof e Sana. Allora, presentavano varie cose. La prima cosa è questa qua, che è la linea chiamata Caffa. Una linea molto completa, con il 96% degli ingredienti di origine naturale, una buonissima profumazione, calda, avvolgente, mi piace molto, il profumo è così. Una linea con varie cose, c'è il deodorante, c'è il profumo, ci sono due prodotti per le mani, insomma, completa. Poi presentava per la linea Capil Venere tantissime tonalità di tinte per capelli. Le tinte per i capelli hanno all'interno della confezione la crema contorno capelli, che serve appunto per non sporcare la pelle, la crema colorante, il fluido attivatore, poi abbiamo il campioncino di bio balsamo e bio shampoo della linea quella per capelli colorati, e poi una mini taglia del bio aceto che serve a lucidare i capelli. Inoltre la scatolina della tinta può essere utilizzata appunto per appoggiare il flaconcino della tinta in modo da non sporcare il tavolo. E poi altra novità è questa maschera qua per capelli, che è in tessuto e è monouso, quindi molto pratica e anche interessante. E allo stand mi hanno omaggiato di alcuni campioncini della linea nuova Caffa e poi di alcuni campioncini invece per quanto riguarda la linea Capil Venere. Quindi io ringrazio Elan perché sono sempre molto gentili. Poi sono passata ovviamente anche da Lumen, anche Lumen non può mai mancare nelle mie varie fiere. Anche Lumen presentava delle novità, novità molto interessanti. Allora, intanto ha tirato fuori delle nuove profumazioni per quanto riguarda la linea Venezia, quindi quelle candele con il pizzo che avevano presentato, mi sembra, al Cosmo Prof, e una profumazione in particolare mi è piaciuta tantissimo. E poi una nuova profumazione per quanto riguarda i profumi per ambiente, quello con la penna in legno, per intenderci. E poi la vera novità sono queste qua, che sono queste candeline a base anche qua di cere vegetali, eccetera eccetera, che sembrano dei tipo budini. E questo materiale qua è un materiale particolare, per cui quando si accende la candela si illumina la confezione. Comunque poi vi farò vedere com'è da accesa. E quindi sono stata omaggiata di questo dalla profumazione Eucalipto e Ginepro, che è veramente molto buona, fresca. Mi hanno omaggiato anche di questa candela qua della linea Viva Lu. Io ho quella all'aloe, e questa qua invece è alla profumazione, questa è con polvere di perle, e infatti a differenza di quella all'aloe, questa qua sembra che abbia dei glitter all'interno, e queste sono candele da massaggio, quindi la cera si scalda e diventa un olio
per il massaggio. Vedete, è fatta così, non so se riuscite a vederlo, comunque ci sono dei glitter all'interno e la profumazione è veramente buonissima. Poi sono passata dall'Epo, che mi ha fatto conoscere delle novità molto molto carine. Allora, la prima novità, se riesco a tirarla fuori, eccolo qua, sono delle fiale, è un trattamento intensivo anti-età, molto interessante, con acido ialuronico. E poi, altra novità, che mi è stata omaggiata in questo bellissimo sacchettino, l'altra novità è il fondotinta, è un cream to powder, e sarà presente in 3 tonalità. Io ho la 01 sabbia, che è quella più chiara. Ha un profumo molto molto buono di rosa e devo dire che è veramente molto coprente ma non pesante, si assorbe in fretta e lascia la pelle vellutata. L'ho provato in fiera sulla mano e la prima impressione, così, devo dire che mi è piaciuto. Bisogna provarlo sul viso, casomai lo proverò insieme a voi, magari su Instagram, in un video, nelle storie su Instagram. Sono passata poi anche da Apiarium, anche Apiarium aveva delle novità. Intanto ha fatto uscire tutta una linea dedicata all'uomo, tra l'altro la profumazione è veramente molto molto buona. È uscito anche un burro struccante, che mi ha incuriosito veramente tanto, molto ricco, quindi anche idratante. Sono usciti poi 2 prodotti nuovi per quanto riguarda il corpo e per quanto riguarda invece i profumi che sono già presenti nelle varie linee, le hanno fatti biologici, e quindi queste sono le novità molto interessanti, soprattutto il burro struccante. E allo stand sono stata omaggiata di questo scrub corpo della linea Tulipano e Papavero, una profumazione che adoro, ho già provato il deodorante di questa linea, il sapone solido della linea Ambra e Gelsomino. Questa era una novità del Cosmo Prof, invece una profumazione anche qua buonissima, ma che ve lo dico a fare, tutte le linee di questo brand sono buonissime come profumazione, hanno delle profumazioni buonissime. E poi qualche campioncino che proverò molto molto volentieri. Sono passata anche da Giada Distribution, dove mi hanno fatto vedere le novità di Madara, che sono tutta una nuova linea di make up completa, con illuminanti, fondotinta, correttori, ombretti, c'è veramente di tutto. E anche 2 referenze nuove, sempre per quanto riguarda Madara. E allo stand mi hanno omaggiato di alcuni campioncini delle novità. Uno è questo, appunto, che è l'illuminante liquido, e poi un altro campioncino di un'altra novità, che però ora è spersa nella busta con tutti i campioncini. Allo stand, se si pagava 10 euro, potevamo scegliere, pescare una busta con all'interno 4 prodotti, tutti diversi, ogni busta aveva dei prodotti diversi. Nella mia ho trovato questo qua, che è un doccia schiuma, è un sapone energizzante, e questo qua è della linea Natalizia, molto interessante, non vedo l'ora di provarlo. Poi ho trovato questo maschera detox purificante, questa qua, un prodotto di Dabba, acqua floreale Achillea. Da quello che mi hanno detto, Giada non distribuisce più i prodotti Dabba, non perché Dabba non sia buona, ma perché, mi dicevano, avevano avuto dei problemi vari, insomma, cose loro. Poi ho trovato anche questo qua di Nudus, non so come si pronuncia, comunque è un rossetto, anche questo marchio non viene più distribuito da loro. Tra l'altro il rossetto non ho ancora visto il colore, il pack è così e la colorazione è questa, ora guardiamo com'è. Molto 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 leggera, è sul marrone e probabilmente mi starà malissimo, però vedremo. Molto cremoso, tra l'altro, questo rossetto. Allo stand dello shop ho voluto acquistare questo qua di Mossa, che è la mousse crema. Avevo provato un campioncino, mi era piaciuto tantissimo e ho voluto acquistarlo, me lo sono tenuto da parte per mesi
per poi acquistarlo in fiera approfittando dello sconto. L'ho pagato veramente una sciocchezza perché mi avevano dato anche, oltre allo sconto fiera, un bigliettino con un ulteriore sconto, quindi l'ho pagato tipo al 50%, scontato al 50% più o meno. Poi sono passata da Officina Nature, che aveva delle novità stupende. Allora, intanto un'acqua micellare nuova, che nessuno si è cagata durante in questi giorni di fiera su Instagram. In realtà a me è piaciuta molto, quindi una delle loro novità è appunto l'acqua micellare. La novità vera e propria però è la linea COSO, che sono cosmetici solidi, quindi una linea zero waste, ecologica, assolutamente attenta all'ambiente, e hanno fatto uscire, oltre a tutta la linea solida, questa scatolina qua in latta per tenere il sapone e la spugna in luffa, che praticamente funge da porta sapone. Allora, la linea è composta da due bagno doccia, due shampoo, due balsami per capelli e due detergenti viso, e anche due kit con delle mini taglie, così uno può provare un po' tutto. Ogni tipologia, diciamo, di prodotto ha una forma diversa, e la cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che i prodotti da doccia hanno un buchino e un cordino, in modo che si possono attaccare in doccia, così il prodotto si può asciugare e è appunto più comodo anche utilizzarli, una cosa che non fanno tutti, ma secondo me è una cosa utilissima e dovrebbero farla perché rende l'utilizzo molto più semplice. E allo stand mi hanno omaggiato della scatolina in latta con all'interno due mini taglie, eccole qua, molto molto profumate, le profumazioni sono buone di tutti questi prodotti, con all'interno due mini taglie di bagnaschiuma e detergente per il viso, che non vedo l'ora di provare. E poi, oltre a questa bellissima scatolina, mi hanno omaggiato di una serie di campioncini infiniti tra prodotti per il corpo e prodotti per la casa, che tra l'altro i prodotti per la casa mi incuriosiscono molto perché non li ho mai provati, ma ne ho sentito parlare benissimo. Poi sono passata da Beyond Me. Non avevano delle novità rispetto a quelle del Cosmoprof, però ho un po' parlato con lo staff, ho riguardato bene i prodotti, mi hanno omaggiato di questa busta piena di campioncini e mi hanno dato da provare, sono felicissima, questa qua che era la novità del Cosmoprof, che è la mousse detergente per il viso, questa qua per pelli sensibili, e poi la crema After Tattoo, che puntavo veramente da tantissimi mesi. Ovviamente me l'hanno omaggiata senza problemi, proverò e vi farò sapere. Allora, sono passata anche da Victor Philippe, dove mi hanno omaggiato di questa box. Victor Philippe all'inizio non aveva tutti i prodotti certificati o naturali, ne aveva alcuni, alcuni no, adesso invece mi spiegavano che sono tutti certificati, sono tutti naturali con buon inci, e mi hanno omaggiato di alcune cose. Allora, intanto il detergente intimo al propoli, questo qua, l'olio puro ricino è una confezione tipo mascara e serve per rinforzare le ciglia. Sono curiosissima, mi hanno detto che questo è uno dei loro must, mi piace a tutte le ragazze, quindi non vedo l'ora di provarlo. Poi il gel di aloe puro, che può essere sempre utile, la maschera per il viso in tessuto della linea Eliderma, quindi quella alla bava di lumaca, e mi dicevano che il produttore della bava di lumaca è estrae la bava di lumaca massaggiandole, quindi senza creare traumi alle lumache, insomma tutto in modo naturale e appunto senza stressare gli animali. E poi il burro, questo qua, di karité, oltre a un po' di campioncini. Quindi di questi prodotti poi ovviamente vi farò una recensione e ve ne parlerò più nel dettaglio. Poi, mentre camminavo per i vari stand, ho trovato questo, che è Fit Therapy. Mi ha attirato perché avevo un
mal di collo, spalle, cervicale atroce e mi aveva fatto venire un'emicrania pazzesca, stavo morendo, quindi niente, mi sono fermata un po' per caso, un po' perché anche loro hanno visto che li riguardavo, quindi mi hanno chiamata e sono praticamente hanno dei cerotti antidolorifici, chiamiamoli così. Uno tra l'altro ce l'ho ancora indosso dalla fiera e non si stacca neanche con l'acqua, effettivamente è vero. Mi hanno omaggiato anche di un altro cerottino, che è questo qua, e poi anche di altri cerotti che servono per i dolori mestruali, e praticamente mi spiegavano che non ci sono farmaci all'interno di questi cerotti e non scaldano. Hanno una durata di 120 ore e sono realizzati con materiali di qualità, ergonomico, eccetera, eccetera. Praticamente questi patch mi dicevano che sono dei patch particolari, dei cerotti particolari, perché funzionano per via della riflettenza dell'infrarosso corporeo. Nel mio blog vi spiegherò tutto nel dettaglio. Quando ho sentito dire infrarossi, ho storto un pochino la bocca perché credevo non funzionassero, devo essere sincera, però io stavo soffrendo tanto e quindi ho detto vabbè dai, li provo. In fiera applicavano appunto questi cerotti e mi sono fatta mettere un cerotto. Allora, io non credo sia effetto placebo perché, come ho detto, non è che mi fidassi tanto. Però vi posso assicurare che io sono stata bene, senza nessun dolore neanche minimo, dalla mattina fino verso le 4 del pomeriggio. Dopo le 4 del pomeriggio un pochino hanno riniziato i dolori, anche adesso ce li ho. Non sono così forti come prima, però sono tornati. Comunque sono stata bene gran parte della giornata, che per me è un miracolo. È comunque una giornata dove ero sotto sforzo, sotto stress, con borse, valigie, camminavo, quindi non ero proprio riposata. E devo dire che ha funzionato. Comunque vi terrò aggiornata. In più avevano fatto uscire anche delle nuove solette che aiutano a dare equilibrio e stabilità al corpo. Comunque mi è sembrato molto interessante, mi hanno dato dei patch in più, li proverò e vi farò sapere. Poi sono passata da Petti Rosso, il Petti Rosso Cosmetici. Io non conoscevo questo marchio, è un'azienda italiana, una piccola azienda italiana, anche loro sono molto attenti a tutto, dalla materia prima alla produzione, alla distribuzione del prodotto. Non hanno nessun packaging in plastica, quindi sono tutti in vetro, tra l'altro molto carini e molto ben curati. Anche loro presentavano due novità, uno shampoo rivitalizzante e uno scrub per il viso, dalle profumazioni molto buone. Tutte le profumazioni dei prodotti sono date dagli oli essenziali pregiati che si trovano all'interno dei prodotti, e allo stand mi hanno mangiato di questi quattro campioncini che non vedo l'ora di provare. Poi altro stand è lo stand della Saponaria. La Saponaria ha tirato fuori tutta una linea dedicata ai capelli, dove ci sono due shampoo solidi, uno scrub per il cuoio capelluto, una maschera, una crema ravviva ricci, due lozioni per i capelli, una detox e una lenitiva, e tre maschere per i capelli. Allo stand mi hanno omaggiato di questi due kit con all'interno dei campioncini e delle mini taglie dei due shampoo solidi e una pipettina, diciamo, delle due lozioni. Quindi grazie, veramente molto gentili, e anche queste novità mi sono piaciute molto. Poi sono passata dallo stand Sapone di un Tempo, che come novità presentava la linea Spa Care, una linea con all'interno dei prodotti olio di Tsubaki, Bix Active, l'estratto di perla e l'acqua di rosa damascena. Anche qua nel mio blog troverete poi tutto. La linea è composta da un bagno crema vellutante, lo shampoo 2 in 1, shampoo balsamo, la crema corpo vellutante, il latte corpo vellutante, un'acqua profumata per pelle e del corpo e capelli, la crema viso illuminante, il siero viso illuminante, che è una bomba,
E poi due maschere peel off, una idratante e una detox, e mi hanno omaggiato di questi due campioncini. Veramente una linea molto 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 interessante. Infine sono passata allo shop perché non sono riuscita a vedere lo stand per via del tempo, di Green Natural. I prodotti Green Natural a me piacciono molto, mi hanno omaggiato di vari campioncini tra prodotti per la cura della casa e l'igiene della persona, e io ho sentito parlare benissimo di questi prodotti per la cura della casa. Inoltre avevo provato una serie di campioncini di sapone per i piatti che mi era piaciuto tanto, ma non l'ho acquistato perché io lavo pochissimo a mano i piatti, di solito li metto in lavastoviglie, aspetto che sia piena e dopo 4-5 giorni la faccio partire. E io ho acquistato quindi il detergente per pavimenti con l'essenziale biologico di timo, tea tree e lavanda, certificato ICEA, e va bene sia per bambini che animali, quindi insomma delicato, anche questo un prodotto concentrato, e niente, mi ispirava e l'ho preso. Poi uno sgrassatore, anche qua con olio essenziale di limone biologico e tea tree biologico. Non so se ve l'ho detto, ma sono tutti certificati ICEA. Poi ho preso la mousse e spray bagno 2 in 1, questo qua. E infine il, non so se vedete la ciuscina che beve, ed infine l'anticalcare. Quindi questi sono stati i prodotti che ho acquistato di Green Natural. Ovviamente vi farò sapere. Ciuscina bevi? Non so se la vedete, aspettate. Forse così? Comunque, questa è stata la mia esperienza al Sana. Tutti i link, tutte le informazioni, vi ricordo, le trovate giù nell'info box. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento. In questo modo aiutate il mio canale a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!